Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Stiamo per uscire. Buongiorno. Dove andiamo, Nicole? Al tempio Haidong Yongsan, che è un tempio, ok. E successivamente andiamo al mare. Se riusciamo. Ma posso fare un video con te che urli? Voto a questo tempio. Io sono preso queste condizioni perché fa un vento. Ma secondo me è bello, come dai 10? Per me è un 8. Per me è 10. Guarda quella donna, va in giro così. Perché non cavere me lo spacco? Levati, eccolo qua. Basta. Però se tu stai, esatto. E quindi non vuole andare in giro con questo spacco, però tanto non si vede niente. Tanto la questione è questa, siamo in questa via qui per mangiare qualcosina. Non so perché ogni volta vi faccio vedere le vie, che tanto con questo telefono non si vede bene. Comunque siamo in questa via che adesso cercheremo qualcosa da mangiare e di fronte a noi c'è la spiaggia. Penso che dopo andiamo lì. Dopodiché dobbiamo andare a delle capsule, vi faccio vedere. Che in teoria entri dentro sta capsula e vedi tutto il panorama. Ora siamo qui. La Debbie è sempre la nostra guida del cibo, quindi noi ci fidiamo della Debbie. Ci siamo sedute alle ore 4 per mangiare. Siamo così a bere un brodo. A bere un brodo. Hanno ordinato spaghetti freddi le ragazze. Ah, questa è la senape. Senape. Con carne e ovviamente con la cosa rosso fuoco. Sarà kimchi, piccante. Io ho preso dei ravioli misti e le porzioni sono aumentate. Oh, veramente cosa succede in Corea? Oh, la donna si è vestita in questo modo e ha freddo, giustamente, perché non sapevamo che c'era tutto questo vento. Quindi è qui nel cunicolo, nel cunicolo di un hotel a mettersi le calze. Invece lei, fai vedere tu, mamma, cosa hai preso, cosa devi mettere? I cerotti per la schiena. Me ne comprerò un sacco. Possiamo vivere così? Lei è mezza malata, Debbie, come stai? Solamente io e la Nicola resistiamo. Siamo arrivati dopo, non so, aver attraversato i monsoni sul serio a causa del vento, dove ci sono tutte le capsule. Dopo vi faccio vedere come sarà l'interno. Fondo nero da cui partire il video. Stiamo partendo. Ok. Sono emozionata, Debbie. Debbie è una vlogger comunque. Prende qualsiasi cosa. Siamo a casa, le altre stanno mangiando, ma io ne ho le balle piene di mangiare sempre riso, la stessa roba, non ce la faccio più. E quindi tipo ho mangiato una barretta, mi sto bevendo il mio succo 100% arancia, chissà che tipo di arance sono. Buongiorno.
un giorno le altre ragazze si stanno preparando, io sto scendendo giù a cercare di prendere qualcosa da mangiare di decente che non sia al Combini, poi li salvo. Bene, mi sono comprata un toast, semplicissimo, e perché qui anche i toast a volte sono dolci, cioè tipo ti mettono robe dolci all'interno, tipo patata dolce, mais. Allora ho preso quello classico perché sennò c'era quello lì al pollo fritto e non so, non mi sembrava il caso alle 9 di mattina. Ho preso toast normale, normalissimo, tipo e uovo e prosciutto. Raga, è dolce. Mi sa che questo che vedete è miele. Boh. Ci siamo precedute a prendere qualcosa da bere slash mangiare. Io prima ho preso un gelatino e questa è la vista. C'è una cosa più dolce di questa? Esatto, marshmallow congelato. Mamma mia, che bomba. Abbiamo fatto un po' di giri di shopping, siamo andati da Daiso, siamo andati da Olive Young, io ho comprato qualcosina da Daiso per fare un po' delle, tipo, voglio fare tipo un quadernetto, l'ho fatto bene con foto eccetera eccetera, quindi ho preso un po' di cose. Oh, bella sta ripresa. Ho preso un po' di cose carine, tipo i washi tape, questi qua che sono degli scotch per poi tenere a farmi le fotografie, bla bla bla. Ho preso anche delle cose per la casa, però ok. Torniamo a Onde, dove andiamo a mangiare carne alla griglia nel nostro posto in cui siamo già andati l'anno scorso, che era molto buono e oltretutto c'era la coda anche fuori da quanta gente c'era, quindi noi arriviamo, appoggiamo le cose in stanza, andiamo subito a prendere posto, che a volte in alcuni posti quando c'è la fila tu ti segni il tuo nome su una tavoletta che c'è fuori e loro per primi ti chiamano, non vuoi prenotarti prima che io sappia, magari i coreani possono, però anche i coreani erano lì l'anno scorso che facevano la fila come noi. Stiamo per arrivare, siamo in queste condizioni. Ah, quello vintage. Ma non sei più di gente. Ah, abbiamo fame, non ce la facciamo più, sono Maria Antonietta, ho una coda in realtà, ok. Come stiamo? Ha dormito la donna comunque, ovviamente. Come stiamo? A welcome to pack, la signorina. Anche lei ha dormito, Chi tutti hanno dormito, l'unica sveglia ero io. Allora, siamo finalmente entrati, sì! Tieni la porta. Ancora bello. Allora, si sono aggiunte cose. Io ho preso questi spaghetti freddi, hanno proprio il ghiaccio dentro. Vabbè, il riso che ve lo portano eccetera. La Nicola ha preso il bibimbap con carne cruda piccante, loro hanno preso la zuppetta con le varie verdure e la carne qua sta continuando a cucinare con la nostra cuoca.